Profagata. Quello che ripeto mi fa specie, ripeto, quando una notizia c'è lo scoop, lo facciamo tutti i giorni, ha firmato, ve lo dico io, andrà la Juve, cioè è lo scoop del giornalista, no? È la stessa cosa. Quello che mi fa specie è che lui faccia i nomi e dopo un'ora e mezza vadano a Coverciano a prendere i due azzurri. Perché questo erano talmente veri quei nomi e che avevano paura. Gli inquirenti stavano aspettando che finisse l'operazione nazionale, lo hanno mezzo ammesso. Non è normale una roba del genere. No, ma questa è la debolezza della nostra magistratura, della giustizia. Perché poi attenzione Giovanna, bisogna sempre andarci molto cauti, perché si fanno i nomi, arrivano nelle chat, ormai girano tutti i nomi, c'è mezza serie. C'è il Toto. Però bisogna stare attenti come si va a colpire, perché ricordatevi che Criscito ha perso una manifestazione perché era stato inquisito, che pare innocente. Allora, quindi bisogna andare coi piedi di piombo prima di dire tu hai scommesso, così no. È per questo che mi stupisco il fatto che Corona, che giustamente fa il suo lavoro, continui imperterrito. Ma allora, domani però, di nome, se invece che Corona nome si chiamasse, venisse da Report, ma scusa, questa grande, se tu questo scoop qua, non ci indigneremmo, no? Ci siamo perché di pregiudizio, in questo caso ci siamo sempre indignati. Ecco, allora, Marcello, verso Corona nel c'è, 2006, un c'è un po' nel 2006, che anche giusto i punti, se l'è cercato sotto, ma ci siamo sempre indignati su sta cosa. Ha ragione Marcello, sono qua, è ma alla fine, scusate, nel 2006 chi ha pagato? Finiscono in redazione i faldoni delle procure. Nel 2006 uscivano le penalizzazioni prima sui giornali che della giustizia. Alla fine Corona fa quello che deve fare, bisogna capire che giustamente, come dice la Rolli, la fonte, no? Ma chi gli ha dato le notizie, no, che probabilmente ha fatto qualcosa che tra virgolette non aveva, però lui l'ha ricevuta, è giusto che la dia per la portata di quello che si sta parlando. È giusto che l'abbia fatta venire fuori, poi lui la sta spettacolarizzando, lui, certo, in questo è il numero fa uno, i suoi interessi, fa i suoi interessi, però e li può dire, fare tranquillamente. Però perdonami, ragazzi, anche dire ci sono personaggi, che ha detto Spalletti, sì, che lucrano su ste cose, ah, per no, fare lui, sì, ha detto giusto come no, detto Spalletti prima, ha parlato di lui come personaggi che lucrano, però ha fatto i nomi che sono quelli, ragazzi, non è che ha detto me ha fatto quei nomi lì, non ha venduto fumo Corona, purtroppo, perché si aspettava una reazione anche di quelli che ha tirato in causa, in realtà insomma è no, è solo il giocatore della Roma per adesso, però è un Zaleschi, allora medita di sporgere querela, certo, cosa che io non mediterei, cioè se fossi accusata ingiustamente l'avrei già ieri, io l'avrei sarei, fatta io su questa cosa, comunque ma sarei, non è più grave, ma io però lui si è dissociato, vi domando e butto al tavolo questa cosa a completezza di quello che diceva Rick: non è più grave che esca adesso? Perché l'ho sentito da più parti, nell'ambiente lo sapevano, tutti, parlando di Zaniolo, di Tonali, lo sapevano. Non è più grave questo, cioè che ci sia ancora dell'omertà, tant'è evidentemente. Che sembra ci sia questa telefonata, di questi messaggi fra Bonucci e Fagioli. Quello sarebbe molto e quindi portano a conoscenza del fatto che Bonucci sapeva di questa, però non è un problema fare, che aveva fatto ragazzi causa, però Bonucci, però non andrei a fare nomi e cognomi, attenzione, perché ha negato. Bonucci farà causa per questo, comunque io non andrei a fare nomi e cognomi, ci credo, anche io perché andrei, sennò è coinvolto anche lui in questa però, vicenda, però Gianni io mi atterrei ai fatti, per la conoscenza è fatti non averla denunciata, è d'agosto che le procure stanno lavorando su sta cosa, perché è uscita la notizia, no? È d'agosto che quindi stanno dormendo. È d'agosto che stanno anche lavorando prima su queste cose. Molto anche probabilmente ha ragione Giovanna: se Corona non avesse fatto i nomi, avrebbero aspettato la partita con l'Inghilterra e poi avrebbero fatto il tutto il resto. Però sta di fatto che c'è qualcosa, scusate, che non va. Però noi possiamo girare attorno quanto vogliamo a cosa ha fatto Corona, cosa ha fatto questo, sarà vero, non sarà vero. Però il fatto è questo: chiunque sia, io non voglio parlare di nomi, saranno tutti innocenti fino a quando non viene provata la loro colpevolezza. E per me io sono garantista in questo. Ma se qualcuno di questi ha fatto qualcosa, io sono per castigarlo, ma in una maniera, con il sistema peggiore, con la condanna peggiore. 3 anni di squalifica. Mi dispiace, io non ho clemenza, perché sono dei ragazzi, sono arcimiliardari, tutti quanti, non sanno neanche cos'è il valore del denaro, perché cominciano già a 16 anni, quando cominciano a sentire professione che possono diventare dei calciatori, guadagnare quello che guadagnano, smettono di studiare, pensano solo al calcio, poi pensano a avere un procuratore, poi pensano a diventare dei calciatori e cominciano a pensare di ingaggi, che quando poi devono trattare i loro ingaggi sembra che tu abbia a che fare sempre con degli Einstein, perché guarda,
questo ha 5 milioni, vuole 6 milioni, ne certo, vuole 7 certo. Perché è bravissima. Però sono buone. Bravissima, però come vedi cascono in queste cose che non conoscono neanche le loro regole. Allora, devo andare in pubblicità, scusami Ricky, scusate ragazzi, torniamo subito perché adesso insomma è aperto il TAP e quindi ci buttiamo dentro questo scandalo che sta per travolgere il mondo del calcio. Tra poco restate con noi. Ben ritrovati. Allora, calcio, caso scommesse, ecco perché un intero sistema trema. Chirico, abbiamo... l'unica certezza in questo momento è il discorso relativo a Fagioli, perché c'è un'attesa anche subito, no? di pena e di sanzione, e c'è un patteggiamento, c'è un'ammissione di colpevolezza, c'è la voglia che questi 3 anni possano essere 1,5, e quindi se tu lo fai prima del deferimento, questa ammissione di colpa, fai il mea culpa, hai questa possibilità del 50% di sconto. E anche credo, però correggimi se sbaglio, un'altra certezza è che lui non abbia scommesso sulla Juve ma sul calcio sì, e da piattaforme illegali. Giusto, Marcello? Questo ha dichiarato. Avrebbe questo dichiarato. L'ha detto lui. Io non ero presente al suo interrogatorio, però questo è quello che è uscito, e quindi mi attengo a quello, che è uscito. Se dovesse mai uscire una cosa differente, beh, insomma, sarebbe tutto uno scenario molto diverso, però questo è quello che è uscito, e quindi mi attengo a questo. Lui ha fatto praticamente confessione di questo. Poi, tra l'altro, potrebbe avere un ulteriore sconto di pena se praticamente racconta agli inquirenti, gli fa nomi, cognomi, collabori con la giustizia, allora è un ulteriore sconto di pena. Però beh, francamente, però le delazioni non è che mi piacciono molto, devo dire la verità, bene o male servono anche queste. Io personalmente non lo scuso, ecco, ve lo sapevo. Bravo, anch'io. Non lo scuso perché. Bravo, Marcello. Perché è un professionista, era anche tra l'altro all'inizio di una buona carriera, perché poteva iniziare adesso ad avere un posto fisso alla Juventus. È stato conseguenza che quest'estate la Juventus sono congiunto e tutto lo staff tecnico, sono riuniti perché dovevano cedere dei giocatori. Hanno detto: chi cediamo tra Rovella e Fagioli? Alla fine si è deciso di tenere Fagioli perché lo ritengono più forte e più tecnico di Rovella. E anch'io sono d'accordo su questo, no? Anche se io Rovella, dopo tutto quello che è successo a a Pogba, l'avrei anche tenuto. Però loro hanno fatto una scelta quest'estate. Hanno puntato. Quindi vuol dire che tu sei considerato all'interno della Juventus. Sei considerato anche dal CT, perché è venuto a vederti agli allenamenti alla Juve, aveva intenzione di convocarti, quindi ti stai rovinando da solo una carriera. Da quello che ho letto, lui si è praticamente mangiato 1 milione. Un milione è quello che lui guadagna. Guadagna in un anno se l'è mangiato giocando. Per carità, ludopatico, va capito per questo, ma io francamente, siccome lo ritengo di nuovo maggiorenne, professionista, ed è uno che vuole giocare, che il gioco è andato a cercarselo lui, certo. lo trovo non scusabile. Ecco, no, è quello che dicevi prima. Lui ha creato un danno alla Juve, La Juve adesso, oltre a Pogba, che ha creato anche lui un danno, avrà meno anche Fagioli, e speriamo, perché siccome la storia non è finita, speriamo che i giocatori che dice con cui lui ha chattato, della Juventus, che ha coinvolto, cioè praticamente questi non sappiano che lui giocava sulle partite di calcio. Sono tenuti a denunciare. Scatta il deferimento. Messa denuncia. Quindi vai quel discorso della chat di Bonucci, che poi lui ha subito. Tu pensa il danno che può subire la squadra. Il club. Marcello ha detto una cosa molto intelligente, cioè che stavo per dire io, cioè noi, se vogliamo analizzare tutti dell'ambiente, se vogliamo analizzare questa situazione grave, dobbiamo toglierci le maglie d'appartenenza. No, ma qui non ne abbiamo. No, appunto, cioè noi dobbiamo, no, ha fatto bene a dirlo. Siamo perché seri. Ti sto spiegando, perché lui giustamente dice: non lo perdono. Domani mattina dovesse uscire un giocatore dell'Inter, avresti la stessa reazione. Dire ce l'hanno con noi. Dobbiamo fare prima di tutto noi un lavoro di tabula rasa, perché io anche con la ha ragione, se collaboro mi tolgono eccetera, ma tu hai fatto un danno al club. Io non voglio pensare che ci siano altri giocatori, perché adesso
Corona fa nomi un prima big, eccetera. Prima a te stesso, che beh, prima a te stesso ne carriera. Risponderai. Io sono d'accordo certo, con il certo, fatto che bisogna certo. Comunque aiutare questi ragazzi, perché attenzione, aiutarli si nel aiutano senso, da soli. No, aiutarli nel senso che l'effetto mediatico di queste cose sono pericolose, perché adesso loro sono sulle pagine di tutti i giornali e sono dei personaggi famosi. È vero che se la sono andata a cercare, ragazzi, però attenzione, allora, cioè non è così. Spetterà alla famiglia e ai professionisti però, aiutarli. Noi dobbiamo parlare della notizia nuda e cruda, che se sono fossero danni, colpevoli che devono sono pagare cose senza personali, non che mi sono fanno pena. Sono cose personali sì, che però la vanno ludopatia te la vai a cercare. No, non mi interessa ludopatia, non ludopatia, perché c'è gente, sì, però tanta gente malata che non è il pensionato che prende una miseria di pensioni, il ragazzo che fa fatica. Ma c'è una cosa da dire. Ma loro c'è tanta gente. Alla base, quel tipo di, alla base non di è tutto, Giovanna, alla base di tutto, quando tu entri in contatto col gioco. Ma poi la piattaforma illegale. Aspetta, non no, ma ti illegale? Dico questo: quando tu entri in contatto col mondo del gioco, un giudizio. Vuol dire che tu cominci a spendere dei soldi di cui tu non conosci il valore. Ma no, perché se tu cominci discorso, a guadagnare 1500 euro al mese, prima di andare a spendere e buttare via 100 euro a botta, ci pensi prima di cadere nella ludopatia se non hai un soldo. Se ne hai tanti, non hai il valore del soldo e li butti anche via e ti trovi dentro. In proporzione si giocano tutto, anche quelli che guadagnano. Cioè, e purtroppo dopo capisco che tu diventi ludopatico, però no, dovresti avere la responsabilità di non cadere nella tentazione da tesserato. Che tu puoi essere anche ludopatico. Sì, ma non se sei calciatore. Anche Buffon giocava. Ma andava in tabaccheria e ma non giocava sul calcio. Certo, quando uno gioca a sto vizio, dice ma io l'adrenalina me la trovo solo giocando, cioè, va bene, ma tu sai che dici io non posso giocare sul calcio, gioco su tutto il resto, ma il resto sono fatti tuoi. Ma siccome sei un calciatore, no? Certo. E sai che le regole sono stringe, dicono sul calcio, sulle partite riguardanti la Lega, la Serie A, la FIFA, la UEFA, non puoi giocare. Se vai a giocare, ma allora ti vuoi far male per forza. Quando glielo vai a chiedere, loro ti dicono, vabbè, ma lo fanno tutti, ma non c'entra niente. E tu lo devi fare. Però scusa, mi chiedo, ragazzi, e vi chiedo, visto che Abodi, come sempre, ha fatto quella che chiamerebbero, insomma, il grande Tognazzi, sapete come la chiamerebbe? Lantani. Ha fatto Lantani. Bravo. Questa è eterna, la conoscono tutti. Certo. Ha parlato 3 ore, dice il mondo del calcio va cambiato, troveremo il sistema, partiamo da questo scandalo. Da 78 per... E poi non succederà niente. Non succede niente. Mi chiedo se, visto che lo sapevano tutti, io forse arrivo a credere che non fosse un caso isolato, cioè che si sapesse. A quel punto è un problema, perché se sono coinvolti i dirigenti, sono coinvolti non lo so, ma se c'era anche un girarsi dall'altra parte, che posso anche comprendere, Giovanna. Perché... ma è grave, ragazzi. Ma la cosa più semplice del mondo è da io la capisco facilmente questa cosa. Il calcio credo che sia la quarta industria italiana per fatturato. Allora, di fronte a una cosa di questo tipo, è tutto il mondo del calcio che ci perde, perché domani mattina tu, sponsor importante di un'azienda che deve investire nel calcio, aspetti 6 mesi in questo momento a investire nel calcio, perché il calcio in questo momento se ne sta parlando malissimo. Però scusa Gianni, ma Gravina, che a botta calda, invece che dire le cose che avete detto voi, dice la ludopatia è un problema e va combattuto, si sta mascherando il problema. Perché forse la federazione non ha mai fatto il proprio dovere fino ad oggi. Se la ludopatia è un discorso che si sapeva, è una malattia, o si poteva intuire. Per carità di Dio, è vero, è una malattia. Tu hai un certificato, ti devi fare, e tu non puoi fare il proprio. Ma non è che non deve essere condannato. Ma scusate, ma non è che uno perché voglio dire cleptomane viene assolto perché va a rubare. Giocare a calcio. Massimiliano, punto. Fai un'altra cosa, rovinati. No, ma io dico il sistema calcio, ecco, poteva far di più, cioè poteva non portare la situazione sistema a questo. Calcio, no, non poteva far di più perché deve tenere nascosto. Se no salta il tappo e viene fuori un disastro. Allora, il discorso è, come diceva Marcello prima, se loro hanno giocato, io adesso non so chi, come, quando, giochi sulle partite e tutto, vanno condannati, ma pesantemente, Inter, certo. Juve, Milan, chiunque sia. Poi, siccome è venuta fuori notizia che l'altra malattia che avevano, tipo Tonali, che ha detto io giocavo solo su poker e blackjack, e a quel punto, ragazzi, mi dispiace per lui, potevi farlo, lo hai fatto, hai perso dei soldi, è un problema tuo, arrangiati, fatti curare. Ma su siti...
illegali, prenderai, prenderai la multa, no, no, perché poi passa il fatto che si possa giocare sui siti illegali. Non sto parlando c'è un altro aspetto che diventa pericoloso, perdonatemi, quando tu eri tu, se vedi come funziona, passa in secondo piano il fatto che sia autorizzato a giocare su siti, perché qui diventa anche pericoloso il discorso da fare, perché tu non è così semplice, giochi al video poker e a queste cose online. Però tu hai, per giocare a queste cose devi aprire un conto, tu passi attraverso degli intermediari che questo ti finanziano il pagamento di questo gioco, tu vinci, domani devi pagare questi signori qui perché hai perso, non hai perso, cioè comincia a entrare in una, cioè, certo, in una spirale sulla che non è così legale. Come dire, io vado lì, metto lì i soldi, l'ho perso e vado via, non è così, se entri in contatto e attraversi dei percorsi pericolosissimi. Ma se hanno giocato a poker, a blackjack, per me rimane un problema suo, cioè, sei un cretino, allora, perdonatemi la parola, rimane un tuo problema, sì, però, a me dà fastidio nel momento in cui viene fuori, cioè, che te ti sei giocato i soldi sulla tua munizione, però, allora, no, devo andare in pubblicità, ragazzi, torniamo su questo punto anche dell'ammissione, perché lo stesso Zaniolo ha ammesso che il sito di riferimento fosse illegale. Sì, ma lasciamo perdere la giustifica, come perché la giustifica l'ha presa in giro. Però Giovanna, per restare sulla tua domanda, quando tu hai introdotto dicendo Gravina, allora io, a me non piace Gravina, il presidente Gravina sai benissimo che io però su questo è anche vero che il presidente Gravina non è che può, è colpa sua se quelli sono ludopatici. L'unica cosa che però posso dire è, cioè, allora però la federazione potrebbe evitare di incentivare il gioco, le scommesse, consentendo che le società di better sponsorizzino le squadre e i tornei. Certo. Perché noi abbiamo un mucchio di squadre che sono sponsorizzate dai better, come non dei è permesso tornei nel che sono tennis, sponsorizzate certo, dai better. Certo. Assolutamente, però ma infatti quello che dice così, invece è così, chiaramente c'è una connivenza, invogli, no? Una connivenza dovuta all'interesse, certo. C'è un non mettersi gli occhiali per guardare meglio, mettiamola in così. Questo poi rientrano. Tra poco, restate con noi, tra poco. Famo, prima io insomma abbiamo, avete commentato, io condivido questo, secondo me, ecco, esatto, condivideva solo Roli, Chirico a metà, nel senso la provenienza di tutto questo fagotto di melma che si è scagliata ti è un po' dubbia secondo te, ecco, la fonte insomma di tutto questo, no, vero? Nel senso che però io penso che, io penso che Corona non abbia attinto direttamente dalla procura, cioè secondo Corona ha delle sue fonti, ma lo ha detto anche perché lui ha anche perché lui ha il padre del giocatore dell'Inter che noi non, lo zio mi pare di un giocatore, in quell'ambiente in cui bazzica lui, cioè sicuramente le notizie le sa prima addirittura dei giornalisti, quindi la cosa che devo dirti non mi è piaciuta di tutta questa storia, parlando giornalisticamente parlando, è che se il segreto istruttorio deve valere per tutti, non capisco perché, dopo tutto quello che ho detto su Fagioli, hai sentito cosa ho detto su Fagioli, no? Quindi sì, non è che lo scuso. Sì, però non mi piace che la privacy di Fagioli valga zero, che il segreto istruttore su Fagioli valga zero, ogni giorno noi possiamo dire delle cose su Fagioli e scriverle. Ma mentre invece sugli altri, sembra che i miei colleghi non siano reticenti, però non a scrivere ad oggi, allora però li vogliono, Marcello, li vogliono essere riservati, li no, vogliono però essere ad oggi riservati. L'argomento è che lui ha fatto ammenda, no, mi sembra, cosa che perché altri lui si è auto, capito, esatto, però è venuta fuori oggi la storia di Bonucci, che sta smentendo, la storia di Bonucci del componente dello staff di Allegri, sì, che ma quelle sono anche voci, Marcello, tutte queste cose sono notizie in più, no? Ogni giorno noi su Fagioli sappiamo notizie in più, che ha parlato di questo, che ha scommesso sul calcio, che non ha scommesso sulla Juve, ogni giorno sugli altri non sappiamo niente. Beh, però Corona ha fatto i nomi delle squadre, però guarda, girano i nomi di giocatori che devono essere inquisiti o devono andare sotto processo, però la cosa che secondo me che circola sui social non me ne frega niente, però mi interessa quello che esce sui dicendo giornali. oggi ho letto una dichiarazione dell'avvocato di Zaniolo che mi ha fatto restare un po' basito, perché dice non ha mai scommesso, però anche se ce l'abbiamo, se vuoi la leggiamo, perché, cioè, allora, non ha mai scommesso, però ha scommesso un conto è
guardarci in faccia e parlare, prendersi in giro è un'altra questione. Allora facciamo così, cioè, perché io non voglio pensare. Allora abbiamo anche quello, così come abbiamo il padre di Fagioli, abbiamo l'avvocato di Zaniolo, perché come vi dicevo ci sono tasselli ormai, però sta venendo fuori anche no prima, però Giuntoli su Fagioli, fatemi andare in ordine cronologico e visto che la Juve in questa ragione Chirico, no, da questo punto di vista, forse perché si è presentato in maniera come dire spontanea, Fagioli ha scoperchiato un po' tutto quello che riguardava lui, no? Anche gli avvocati sono stati molto sereni nel dire ha ammesso le proprie colpe, dicendo però che sulla Juve non aveva mai scommesso. Allora Giuntoli oggi a cose fatte ha risposto così, ascoltiamolo. Ci siamo molto dispiaciuti per Nicolò, noi in Lo Tempore tempestivamente abbiamo avvertito la Procura Federale, il ragazzo si è dimostrato disponibile nei confronti degli enti insieme ai suoi avvocati, aspettiamo come vada a finire, ma gli siamo molto vicini e dispiaciuti. Ovviamente il nostro compito non è solo quello di punirlo, come avverrà da parte degli organi predisposti, ma dobbiamo rieducare secondo me un sistema, e lì abbiamo grandi responsabilità per il futuro. Ecco, la sensazione, Marcello, è che la Juve aspetti Fagioli, qualunque sia, beh certo se fosse una condanna massima, ma così non sarà visto il patteggiamento prima del deferimento, però gli offre, no, bastone, ma anche la carezza di dire va capito, va compreso, va aiutato. Ma la Juve storicamente fece così già con Paolo Rossi. Ti ricordi Paolo Rossi agli anni Ottanta? Certo. Paolo Rossi venne squalificato 3 anni, se non vado errato, 2 anni e mezzo, adesso non mi ricordo bene. La Juve lo aspettò e appena lo acquistò lo stesso e poi lo fece giocare, appena scontò la squalifica lo mise in campo e Paolo Rossi segnò in quella famosa partita di Udine il suo primo gol alla prima partita. Quindi non mi stupisco che la Juve voglia aspettare, di certo però è un giocatore che va sostituito, perché certo, anche Giuntoli si rende conto che se anche gli danno 6 mesi il campionato di Fagioli è finito. Certo. Campionato di Fagioli è finito, quindi di sicuro a gennaio devi andare, o prendi uno svincolato subito o promuovi qualcuno della next gen, qualcuno promettente da next gen, lo promuovi in prima squadra. Si parla di questo Comanensia che possa prendere il posto di Fagioli perché è un centrocampista, e poi a gennaio devi fare qualcosa, perché comunque tu sei senza Fagioli, e ricordiamoci sempre che ormai ce lo siamo un po' dimenticati, e Pogba, perché anche Pogba va sostituito. Certo, hai un bel po', poi vabbè, parte il discorso infortuni, ma quello è un discorso che riguarda meramente il campionato. Quello è un altro capitolo. Chirico, troppe cose tutte insieme, hai ragione, troppi dolori in una botta sola. No, per chiudere il discorso Fagioli, poi iniziamo quello relativo a Zaniolo con Fusato che ha introdotto e Gianbruno che spiegherà il quadro completo. C'è il padre di Fagioli, caro Gianni, caro Massimiliano, Riccardo, Marcello, che ha detto chiaramente, io lo vedevo turbato, non potevo capire che il problema fosse questo e così grave, dico però una cosa, ma i procuratori non dovrebbero stare vicini ha ragione. 100%, lo dicevo prima Gianni fuori onda, secondo me è una cosa giusta, cioè il procuratore specula sui movimenti che fa il giocatore, cioè ogni volta che lui si trasferisce prende le percentuali. Io li inquadro un attimino anche un po' come tutor, cioè non è che tu puoi solo guadagnare e fregartene, anche perché i giovani, e lo sappiamo benissimo, l'ultimo ambiente dove vanno a parlare la famiglia. Questo è statistico. Perché... quindi un procuratore che vede turbato il giocatore deve intervenire. Sono d'accordo con il padre di Fagioli. Un genitore non sempre può capire le turbulenze del figlio. E ci sono dei figli, lo diciamo perché lo conosciamo, Giovanna, che hanno dei caratteri introversi che in casa non parlano mai. E quindi tu dici, vedi magari il procuratore c'è un altro aspetto del procuratore, perché il procuratore non è solo quello che ti va a far firmare un contratto, è quello che ti segue l'immagine, è quello che ti gestisce durante la settimana, che ti fa andare un evento, invece un altro vede quello che guadagni, quello che spendi e come sei messo. Ma allora non può non sapere, mi stai dicendo che certo, cioè non deve saperlo, ma non può non non può non sapere, cioè il procuratore alcuni, no, visto che Corona ha fatto il nome di una categoria, verranno coinvolti presidenti, addetti ai lavori e procuratori. Qualche procuratore, cioè io sto a quello che ha detto col beneficio, ovviamente mi prendo le distanze, ma ormai si virgoletta. Sarei veramente sorpreso se il procuratore di Fagioli
fosse totalmente all'oscuro dei problemi che aveva. Anche perché un ragazzo non si vergogna a dire le cose in casa e le dice a un esterno che non è la però famiglia. Sarebbe doppiamente beh, no, ragazzi, tanto sarebbe grave qualsiasi cosa, sarebbe grave se lo sapeva non avesse detto, e se non lo sapeva è ancora più grave. No, se sapeva non dice niente, sapeva, allora parliamo poi dei procuratori che vogliono solo lucrare. Però ragazzi, se ragioniamo così, se il procuratore non poteva non sapere, allora il compagno di stanza non poteva non sapere, allora l'allenatore che lo vede tutti i giorni non poteva non sapere, ho detto che se sapeva, se sapeva intervenuto è grave, no, certo, e se non gravissimo. Sapeva forse ancora più grave, ma no, però da un punto di vista no, di giustizia sportiva è più grave. Il problema del sapere non sapere, però il problema del sapere non sapere è che cosa sai, e cioè perché anche, se anche. tu sai che lui gioca, si può andargli a dire sì, ma ragazzo mio, che ti fai tutti i soldi a ste scommesse. Una cosa invece sapere esattamente su cosa scommetteva. Certo, che scommetteva perché sul tutti calcio, sai adesso, certo. Siccome Corona adesso sta facendo scuola, sta dicendo anche cosa dovrebbero fare quelli della giustizia sportiva nei confronti della Juve, cioè retrocederla perché la Juve ha la conoscenza di tutto. Poi. Ecco, questo l'ha detto Corona. Vabbè, Corona è interista, quindi, e sarebbe soltanto contento di vedere retrocedere per la seconda volta la Juve. Però, cioè, io dico, è vero, devono andare a denunciare, ma cosa? Cioè, se loro sanno solo che quello gioca e non sa esattamente che cosa gioca, oppure gli dice, no, ho scommesso sul Gran Premio, ho scommesso su quello. Cioè, capisci che però, cosa vanno Marcello, a denunciare? Marcello, come spiegava... Lui può fare quello che vuole, può fare allora, quello che vuole. Allora, verissimo, io do tutti i tasselli, vado da Gianbruno. Ti ricordi quelle dichiarazioni di Pierfilippo? Pierfilippo si chiama Capello, il figlio di Capello che è un noto avvocato. Ha detto che proprio il divieto di scommessa sul calcio deriva dal fatto che il calcio è un ambiente tutto sommato piccolo e quindi alla fine non si può non sapere da parte degli addetti ai lavori, di quelli che scendono in campo, degli allenatori, per cui c'è questo grosso pericolo che si sia, cioè che con facilità si venga a conoscenza del fatto che un tuo compagno di squadra giochi sul calcio. Questa è la paura, ecco la norma rigida. Sì, 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 per questo. Sono dichiarazioni di Pierfilippo Capello, per l'appunto il calcio è un mondo piccolo, tutti conoscono tutti, quindi poi viene un po' fuori evidenziata questa, è una parola brutta da dire, ma omertà in un mondo di cui tutti ne fanno parte, ma evidentemente pensano che una parola fuori posto potrebbe far sì di uscire proprio da quel mondo. Però quando gli attori diventano protagonisti anche non recitando a soggetto ma sapendo il copione senza parlare, evidentemente c'è qualcosa che non va, perché poi è un grande circo che funziona quando le cose vanno bene, ma se devono andare bene in maniera così anche, non voglio utilizzare dei termini alle 21:33 un po' poco consoni. Ma sì, Gianbruno, lanciati Gianbruno, più tardi, no, più tardi. No. Dopo le 23 oserò dopo le 23 devo andare in pubblicità, quando vuoi qualcosa? Vabbè, allora no, poi leggiamo quelle famose dichiarazioni che citavo prima non scommetteva ma scommetteva. Però io adesso dirò una cavolata, mi metto anche nei panni recitante, sì, no. Però mi metto anche nei panni nel compagno. Ma infatti sono d'accordo con te. Ne metto nei panni. Io e Gianbruno siamo in camera insieme. Lui lo becco, comunque mi dice che scommette sul calcio. Dai, mi piace questa camera. No, perché ascolta. No, perché l'esempio. No, per fare l'esempio. Sì, no, sì, io a casa mi metto. Diciamo che tutto. Io e te giochiamo nell'assago. Io ti scopro che scommetti sull'assago o comunque tu me lo dici. Poi cosa fai? Vai a denunciare il tuo amico? Perché allora, cioè, per quello che è ipocrita la norma della federazione, la federazione dovrebbe arrivarci di suo, visto che è un mondo piccolo, ci dico le tue forze. La federazione vuole i delatori, bravo Chirico, cioè, quello che è brutto, giochi, vado hai ragione, no? Pubblicità, torniamo subito con le parole dell'avvocato di Zaniola tra poco. Ben ritrovati, allora, il discorso Zaniolo. Arrivo da te, caro Gianbruno, dico solo che Zaniolo e Tonali sono stati raggiunti da un avviso di garanzia nel ritiro di Coverciano, hanno lasciato il ritiro di Coverciano, ovviamente l'accusa è di aver scommesso sul discorso, di aver scommesso su piattaforme illegali, perché da qui poi che parte l'azione della magistratura. Quanto riguarda la federazione e la Federcalcio, conta ovviamente il discorso sportivo, se hanno o meno scommesso sulle partite, sul calcio estero, calcio italiano. Tonali mi pare che abbia detto, anche Tonali, no, gioco ma non sul calcio, anche lui nega,
L'avvocato di Zaniolo che cosa ha detto invece Gianbruno? Ha detto chiaramente Gianluca Tognozzi, l'avvocato che difenderà Nicolò Zaniolo, non ha mai scommesso sul calcio, lo ha detto anche a me, è possibile che abbia fatto giochi di carte come poker o blackjack su piattaforme illegali, però sentite questo passaggio, senza sapere che lo fossero. Ecco, è possibile. E questo a me fa impazzire. Ma c'è la legge che proibisce. Oltre che bandisce l'ignoranza, ma non scherziamo, ecco, ragazzi. Si può non sapere, non l'hai detto prima tu, Gianni. Cioè, però lui è un esperto. Io voglio capire se un ragazzo, non un bambino, comunque una persona un po' strana, che ha anche facilità ad apprendere e reperire notizie, stiamo possa. Stiamo parlando di un sito di poker? Per me potrebbe non saperlo. Potrebbe, no, attenzione, vedi? Su un sito di poker sì, potrebbe. Allora, a volte c'è talmente ignoranza su questo argomento che su un sito di poker potrebbe non aver saputo che era un sito illegale. Parlo di sito di poker, eh? Però attenzione, hai detto la cosa giusta. C'è talmente tanta ignoranza. Sì, che... sì, sì. Io su questo dicendo, ragazzo, potrebbe non la legge non ammette l'ignoranza. Grazie, lo so. Però farla passare però come giustifica, tra l'altro, non è una giustificazione, Zaniolo ha messo in piedi un pool di tre avvocati, uno è anche l'avvocato di Totti, c'ha lì la creme dell'avvocatura italiana e sicuramente se c'è uno che ne uscirà bene è Zaniolo. Sono pronto a scommettere. Beh, momento, ne uscirà bene sì, perché è innocente o perché ha dei buoni avvocati, poi vediamo com'è. Esatto, perché perché quel motivo per cui uno sceglie un sito illegale piuttosto di quello legale, sapete qual è? No, è semplice, pagano di più e subito. Certo, solo che sono gestiti dalle mafie e quindi quei soldi poi vengono riciclati, quei soldi sono soldi sporchi. Bravo. Però tu in pratica vai a finanziare i mafiosi, vai a finanziare i delinquenti. Voi lo sapete. Mentre invece su un sito normale non è così, però si guadagna molto di più. Voi sapete come funziona? No, aspetta, perché si guadagna di più? È perché puoi puntare senza limiti. Se stiamo parlando se parliamo di poker non funziona così. Le scommesse va bene. No, non il poker. Ok. Voi sapete come funziona questa cosa? Sapete che ci sono delle organizzazioni che comprano le cose vincenti, anche i gratta e vinci comprano. Tu hai vinto 2000 euro al gratta e vinci? Tu vai a riscuotere 2000 euro, c'è lì qualcuno dice: "No, se vuoi te ne do 2002. Mi dai il biglietto vincente", e quello è il famoso riciclaggio del denaro, perfetto. Viene fatto anche nel gioco online da queste organizzazioni criminali, chiaramente. Però Giovanna, se sei così d'accordo, visto che sì, qui abbiamo Max... Io sono sempre d'accordo con te. Grazie. Mi emoziona. Però vorrei chiedere a Max per l'appunto perché i dubbi che ci possono essere quando si tratta di scommesse, siti illegali, possono essere certamente meno rispetto che a un sito di poker illegale, perché può nascere l'equivoco. Questo dubbio sul poker. Esatto, che il sito illegale di poker in realtà possa essere legale, quindi perché uno dice, allora, perché? Ma magari si è confuso, perché c'è un passaggio, magari chiariamo anche agli amici a casa. No, c'è un passaggio, perché praticamente, perché? Allora, quando tu giochi in una piattaforma di poker, in Italia adesso non sto a fare nomi, ce ne sono 5, 6, 7 legali. Che sono quelle contraddistinte dal logo dell'agenzia delle dogane. Dell'agenzia delle dogane, dell'agenzia, sì, quello che è. Allora, sono perché siti, paghi le tasse su quel gioco lì. Sì, paghi le tasse, devi comunque fare una registrazione con documenti tuoi, sì, assolutamente. Sì. Cioè, puoi fargli fare anche a qualcun altro che cambia relativamente poco. E anche le vincite... correggimi se sbaglio, sono tutte tracciate chiaramente. Assolutamente. Certo. Può ritirarle solo chi è iscritto al sito con una determinata carta di credito che tu hai registrato. È quello il fatto. In quello però, allora l'altro è tutta un'altra roba, molto più allora, sportiva. L'altro intanto, scusate, la differenza fondamentale, perdona se interrompo, è che nei siti regolari, legali, c'è un limite di giocata. Nei siti illegali ti giochi quello che vuoi. No, ma perché ci sono? Anche questa è una bella differenza. Altri siti che in teoria in Italia non potresti giocarci, che però anche con loro per giocare a poker devi mettere documento, carta di credito. E poi si rientra nel discorso del gioco d'azzardo, no? Sì, però sono quei siti in cui tu ti puoi registrare tranquillamente. Invece ci sono altri proprio totalmente illegali, dove non c'è bisogno di documento per mettere i soldi, devi dare i soldi in mano a un altro. Hai capito? È lì che subentra il problema che dicevo prima. Quindi ti dico, probabilmente magari se lui hai capito perfettamente quello che volevo dire uno io di quei prima siti dove c'era da mettere la carta d'identità e i documenti,
Poteva non sapere che fosse illegale, però è anche vero che magari un giocatore non vuole essere tracciato, quindi vada subito in prima battuta a cercare quelli che non gli consentano il tracciamento. Dovrebbe giustificare tutte questo, quelle uscite. Questa è una mia deduzione. Parlo se fossi un PM. A tra poco restate con No, sei GM. GM. Ben ritrovati. Allora, arrivo adesso vi pongo questo altro interrogativo, perché mi vengono così spontanei, no, in bravo, corso d'opera. Il mondo del calcio trema per le indagini della Procura, della Federcalcio e delle dichiarazioni, per le dichiarazioni di Corona, che ricordiamo martedì dopo la partita parlerà e forse anche in serata ha annunciato un quinto nome. Ma io credo che tremi anche, Chirico, correggimi se sbaglio, lo dicevamo prima, per il fatto che Fagioli sia forzato, non con metodi assolutamente consoni, attenzione, forzato anche dai suoi avvocati per avere un ulteriore sconto di pena a dare alla magistratura informazioni utili. Vabbè, e a quel punto informazioni utili sono ma io nomi. Credo che credo che ci sia tanta gente che dorme poco in queste notti. Sì, ma penso, cioè, questo funziona anche con i pentiti, no? Certo. Di mafia, quindi non possiamo paragonare la stessa cosa. Ma anche in Europa è successo di recente la stessa cosa, no? In quella famosa storia dei pagamenti dei paesi arabi alla comunità europea, qualcuno della comunità sì, europea. Anche lì è uguale, uno ha confessato tutto e l'ha lasciato libero. Eh beh, certo, bisogna vedere quello che dice, chiaramente certo. Bisogna vedere quello che dice, quello che riesce a dire, quello che può dire, non lo so, io non ho presente che cosa possa aver fatto Fagioli, che cosa voglia, che cosa gli avvocati gli dicono di poter dire, però è chiaro che più lui dice, più lui parla, più certo. Sconto avrà, quindi... Ma ascolta, Marcello, no, mi stavo... Certo che non è che non gliela levano, non pensiamo che gliela stono, perché lui ci ha detto tutto e quindi... Però parlavi di 6-8 mesi, cioè si poteva ipotizzare un anno e mezzo, io dico che secondo me quello che magari spera la Juve 6 mesi, ma era una cifra che ho fatto io a caso, secondo me gliene danno di più. Però in effetti... danno un anno, cioè tra 3 o 5 un anno è già tanto. Contento, credo certo. Che il massimo della condanna fosse 3 anni. Allora 3 anni lui non già collaborando anche 5, e ammettendo la roba già è dimezzata, metà. Siamo già un anno metà. E mezzo. Se esatto. Scommetti sulla secondo tua me... squadra, se scommetti sulla tua squadra sono anche 5 anni. Ah, sulla tua squadra sì beh. Poniamo non che sia vero in quello che dice l'ipotesi peggiore. Quello che dicono i suoi avvocati, quello che dice lui, quello che ha trapelato, quindi l'ipotesi migliore, tutto confermato e quindi non ha scommesso sulla sua squadra. Quindi 3 anni, un 50% di sconto se ti costituisci, tra virgolette, ammetti la colpa subito, prima ancora del deferimento. Allora, ma io vi chiedo, perché poi quello che chiedono, no? Che ci chiedono anche la gente quando la incontri, ma la domanda è, ma sì, ok, scommettevano, ma perché c'è questa paura, no? Nel momento in cui scommetti sul calcio, non sono le combine, cioè tu non è che ti vendi la partita, detto proprio in maniera gergale, no? Che ti metti d'accordo con giocatori avversari. Stop Giovanna, ecco, c'è un particolare ecco. Che io non conoscevo perché di tutto mi interessavo tranne che di gioco, di queste cose, però ho scoperto una cosina leggendo tutto quello che si può leggere in questi giorni che mi ha fatto veramente, mi lascia molto perplesso. Il fatto che uno possa scommettere sul fatto di quanti cartellini prende, se è un cartellino giallo, un cartellino rosso, se batte 10 calci d'angolo ne batte 4, già se neanche fa un gol, sul primo calcio d'angolo sul primo della calcio partita. D'angolo sul fatto che tu abbia fatto più o meno 3 tiri in porta, cioè di tutto di più, allora lì ti vengono dei pensieri bruttissimi, cominci a dire ma come mai questo qui è andato lì a reagire, si è tolto la maglia, perché si è tolto la maglia, che poteva perché non gli ha dato il pallone dire. Cioè, allora, tutti i pensieri brutti, se tu sì, però, Gianni, vai a vedere guarda, queste tu, cose ti possono tu, venire. Gianni, hai ragionissimo perché è vero, però c'è anche una questione. Io se voglio scommettere, io ho qualcuno che mi dice il venerdì chi gioca e chi non gioca, ma sai che vantaggio ho io nella scommessa? Ah, certo! Anche semplicemente certo. Questa cosa, ma tu sai che vantaggio ho io quando vado a scommettere che uno mi chiama e dice, oh, sai che quello è quello, è infortunato, il mister non dice niente. Ma maggior ragione, ma scusa Massimiliano, maggior ragione sulla tua squadra. Sì, appunto, no, quello, sto dicendo quello della tua squadra. Chiaro. Cioè se io so certo. Chi andrà a giocare, chi è infortunato, che magari il mister non vuol dire, magari vuol cambiare il modulo, io dico guarda che giochi, ma io che scommetto ragazzi, ho una fortuna infinita, ho un vantaggio infinito. Non c'è neanche il patteggiamento.
Io mi prendo un vantaggio, no, se poi devo scommettere, a me mi vengono a dire: ah, l'Inter domani gioca col 4-3-3 no. E Bastoni e Barella non giocano, però il mister fino a che non dà la formazione lo dice. E ragazzi, io ho un vantaggio se vado a scommettere enorme. Sì, però infatti, io una roba del genere spero proprio che non venga fuori. Perché se viene fuori io non accetto neanche la... Cioè, cosa vuol dire? Va bene, vero o sbagliato? Scusa? Non va il microfono diffusato. Va via l'audio. Va via l'audio, strappa, non è un male, non è un male. No, è stato molto severo, giustamente fusato, dice, se dovessi scoprire che veramente no, c'è un coinvolgimento di questo tipo, visto che purtroppo, qua dico io purtroppo, mi assumo male la responsabilità di dire purtroppo, c'è questa possibilità di scommettere su tutto, che no, Giovanna mi ricorda... E diventa anche il pensiero, diciamo, malandrino di Solaroli, ci sta che venga poi anche alla gente. Io quando dico, mi viene allora, in mente quanto può essere facile, quanto può essere facile portare a casa un risultato da una roba del genere, che non è dire io ho fatto una, sono un portiere, però, scommetto, però faccio una papera. Cioè, ti prendi una munizione. Cioè, anche scommettere sulle altre squadre, tu sei nell'ambito calcistico, sei un professionista, giochi in una squadra di Serie A, quindi hai contatti con tutti i tuoi compagni delle altre squadre, hai contatti anche mondo all'estero, hai contatti, lui ha giocato con anche in Serie giocatore. B con quelli della Serie B, chiaro che conosci delle cose che puoi fare delle scommesse. Però quella lì della propria squadra è gravissima. Con oculatezza, capisci? Sì, no, però il sospetto per me sarebbe grave. Fagioli ha detto: io non ho scommesso sulla Juventus. Spero proprio che allora per dico: se però scommetti sul calcio, magari ti fai dare informazioni dei tuoi compagni su quella partita su cui vuoi scommettere della loro squadra. Ragazzi, ci sono amici fraterni che fanno parte di squadre diverse, nazionali, che si ritrovano in nazionale. E sono su... Quindi è il calcio tutto. Cioè, non mi scandalizzerei, cioè, squadra o non squadra, io mi scandalizzo se avessero scommesso sul calcio in questi termini. Attenzione, io come dice Solaroli, questa parcellizzazione della scommessa, no, capisci, è che pericolosa, non è più, che certo, non è più il dire come io ho giocato sulla mia squadra, ho fatto l'autogol, ho fatto la roba, ho fatto perdere una cosa clamorosa, capito? Sì, ma è una roba che è illegibile, perché quando uno prende una munizione dice fuori, cavoli, no, o questo non ha fatto segnare il suo compagno, perché magari non ha scommesso. Ma vengano fuori queste piante, all'elenco che ha fatto quasi interminabile Gianni, ne ha ben donde del tipo di scommesse che si possono fare. Me ne ricorda per esempio un altro paio, il nostro Thomas Fiero, che mi scrive, ci sta seguendo. Ciao, si può giocare anche il calcio d'inizio, quindi chi batte il calcio d'inizio, capito? È la scelta del campo. Sì, vero. Cioè, se la squadra attaccherà da destra verso da sinistra nel primo tempo, tu già ti puoi giocare, c'è una quota su quello. Ma ci rendiamo conto? 1,80 in genere. È assurdo. È assurdo questo, anche perché insomma tu metti nelle mani, no, dei protagonisti che hanno queste cose, che sono gli autori di chi batterà il primo tiro, di chi il campo. È un potere, è vero che sono milionari, questo lo puoi fare ogni settimana, bisogno, però c'è anche un'occasione, c'è una regola, c'è una regola ben precisa. E allora la mica una roba da Max fixing questa qui, su chi batte il calcio di non è un discorso, come diceva Gianni, da match fixing. No, cioè, tu non vai a combinare una partita per il fatto che abbia battuto la Juve o l'Inter, il calcio di inizio. Quindi oramai te ne esci pulito. Bello, non se ne accorge nessuno. Chissà, però c'è una regola. Ride, perché greco, perché te la... Però qui c'è una regola, ragazzi. Io scommetto e so... Però qui c'è una regola precisa. Sarebbe qua da elencare quante scommette, ma non sono solo quelle. Dopo nell'intervallo vado a vedere, ce ne sono altre stranissime che non sono venute in mente. Il gol tra il primo e il quinto minuto, l'autorete, io ero totalmente ignorante, ero rimasto all'over a quella roba, più gol o meno gol, però cioè, queste cose vengono resettate dal fatto che c'è un regolamento, tu non giochi e non puoi scommettere, non punto. Puoi scommettere. Sarebbe ancora più grave se saltasse fuori, ripeto, e spero di no, che io gioco sul mio giallo piuttosto sul suo rosso o piuttosto sul primo calcio d'angolo, però, che procuro io. Però dici, se ho l'occasione di vincere 30.000 euro e farmi prendere un cartellino giallo, allora quel punto lì non è ludopatia, però attenzione, scusate, perché nascondersi dietro la ludopatia, posso dire che la ludopatia è un modo di guardare il dito quando invece noi dobbiamo guardare la luna, eccolo. Scusate, posso dirlo? Perché questa storia della ludopatia ci vuole rispetto, e ora anche, ecco, ci vuole rispetto, esatto. Però non è ludopatia questa qua, ma anche se è ludopatia non mi interessa, c'è un reato. Sì, no, il reato che hai conta. Detto giù bene prima, se sei cleptomane non mi chiedo, è che la fai perché la federazione tennis proibisce alle compagnie di scommesse di fare pubblicità sulla maglia, cioè il tennista non può portare la maglia. E invece nel calcio tennis, c'è un liberi tutti. Ma perché un professionista del gioco delle non può andare in un casinò? Perché non può giocare certo, un professionista? Perché ragazzi. Ragazzi.
Un'altra cosa, perché giustamente Fusato parlava della, e Gianni parlavano di ludopatia. C'è anche chi questo cavallo lo sta cavalcando, ma magari con tutte le ragioni del mondo, attenzione, perché poi, allora, c'è Zaniolo che è quasi piccato, dice no no, io non sono, speriamo non ne abusi, chiamatemi quando c'è, ma io non c'entro nulla, giocavo ma non giocavo sul calcio, e quindi ha una posizione netta, no? Ok, abbiamo chi ha ammesso e abbiamo Tonali che ha ammesso a metà di giocare non sul calcio. Però dice, io sono ludopatico, chiedo scusa al mio procuratore, lui invece ha chiesto scusa al procuratore, quindi evidentemente il suo procuratore non sapeva, alla mia fidanzata, alla mia famiglia, ai tifosi, a tutti, e sono in cura da un professionista, da oggi mi faccio cura. Tra l'altro stai parlando di non era in cura. Stai parlando di Tonali, no? Sì. Molti tifosi del Newcastle si sono detti veramente delusi e amareggiati su questa situazione, per quanto la squadra abbia dimostrato e la società abbia dimostrato vicinanza nella forma più immediata, i tifosi invece non ti dico che vorrebbero la testa di Tonali, ma molti di questi sono rimasti veramente delusi. Cosa che mi risulta invece per Zaniolo, la società sta prendendo le distanze perché forse lo ragazzi, rispedisce. L'ha detto prima Gianni, cioè è la quarta azienda del paese, c'è un flusso di interessi pazzesco. E poi ci dimentichiamo sempre che c'è sempre il tifoso, che non conta mai nulla, perché il tifoso deve fare l'abbonamento, deve pagare, però c'è sempre comunque il tifoso. Tu adesso vai a dire a un bambino del Newcastle che ha comprato la maglia magari con i suoi risparmi che Tonali non può giocare per due anni, guarda, perché alcuni tifosi hanno riportato allo store le maglie di Tonali con cioè, numero 8. Ti rendi conto? Adesso qui siamo di fronte a una roba che ripeto andiamo su un altro livello. Adesso sono scatenata, Chirico, parto da te così poi ti risponde Solaroli, vedi tu come azzannare questo osso che ti butto, vedi tu, hai Tonia, carta che, bianca, che metafore, ma qual è? Questo qua è grosso, il buco, allora, è l'osso buco, io dico l'osso buco, io dico qualcuno sta mettendo in giro l'ipotesi che il passaggio di Tonali sia stato accelerato. Sei una vabbè, ho già capito dovevo parlare la Giovanna, tu queste bombe vai. Le vuoi uscire alle 22, però se la società sapeva a tal punto da spedire velocemente insomma sapeva, no, ma lì, no, può ma essere lì, scusa, vabbè, non lo ma so, no, scusami, a me pazienza, ma Tonali gli hanno offerto una cifra che in Italia certo, non offrirebbero mai, sicuro, questo è vero, cioè è chiaro che l'hanno fatto questo per è vero. Quello, non penso che sapessero che lui, ma magari, cioè, poi voglio dirvi questo, magari è anche vero che frequentando lo spogliatoio, frequentando tutti i giorni questi giocatori, magari qualche dirigente riesce a capire, no? Magari anche soltanto che lo vede lì con lo smartphone, no? Che ci lavora, fa che fai? Sto guardando, vede che c'è un sito di scommesse, no? Cioè, magari lo vede, ma che ne sai che cosa sta facendo? Cioè, non è che tu puoi dire a quel dirigente, ha visto che e quindi deve andare a denunciare, ma che ne sa? Cioè, quello lì, se lui è patito di automobilismo o di cricket e vuole scommettere sull'automobilismo o sul cricket, faglielo fare, cioè, che sono cavoli suoi, no? E quindi non è neanche un dirigente può intervenire, magari anche al Milan o alla Juve sapevano che Fagioni, Tonali magari che avevano questo vizio, ma che cavolo gli puoi dire se tu non sai con precisione esattamente certo, cosa fa. Potresti dirmi ma dovresti prenderlo e parlargli e fartelo dire, ma magari sì, cioè io personalmente penso che alla Juventus ci fosse stata una dirigenza tipo quella di Boniperti o di Moggi ce l'abbiamo anche ospite, te glielo potete chiedere la prossima volta che viene, cioè di sicuro se si accorgevano di qualcosa magari un intervento, anche solo accorgersi, magari quattro parole lo facevano. È vero, magari è vero. Quattro parole le facevano. Ma certo, quella vicinanza magari, magari no, sì, dei magari procuratori della società. Ma io stavo pensando a una cosa adesso. Dimmi Massimiliano. Io penso anche a chi come me ogni tanto per divertimento, gioco, qualcosa, mi girerebbero le scatole a pensare che io magari in una partita mi sono giocato zero cartellini gialli e avevi perdo, zero possibilità di questo vincere. Qua magari
si è giocato invece il cartellino, mi girerebbero un po' le scatole. È perché la sana voglia dello scommettitore, cioè il sano gusto che ti porta a scommettere, è la lealtà, è la, il caso, no? Che il caso, infatti, favorisca una giocata o l'altra. Spero che non sia una roba del genere. Cioè, fosse e quindi Massimiliano Greco, come tanti milioni che giocano, vedi, ma io spero che non sia una roba del genere. Quando prima ti dicevo questa cosa, però, ragazzi, però un po' anche le regole, io dico, però. Se io sono un calciatore, no? Io sono un calciatore della Juventus e per dire, dico, non scommetto sulla mia squadra, non scommetto sul campionato italiano, ma voglio scommettere sul campionato statunitense, sulla NFL, ma perché me lo devono vietare? Sì, però cioè, chi è che mi dà informazioni sul campo? Cioè, non è sì, che tu dipende anche da c'è un particolare che non è da trascurare, posso dirlo qual è? Che se tu dopo la pubblicità, Gianni, dopo la pubblicità, perché è importante, credo. No, la domanda di Chirico viene raccolta da Solaroli, che è un particolare. Un giocatore non è la Spectre che agganci da tutte le parti, il Mossad, no, cioè che agganci da tutte le parti. Cioè, chiaramente quelle quattro amicizie, un po' di amicizie magari in Italia, qualcuna, ma cioè, se vuole scommettere sulla ma NFL, bisogna capire. Ma perché Chirico, non può farlo? Sai cosa bisogna capire? Se c'è da parte del giocatore la mala fede, cioè la voglia di monetizzare il più possibile, quindi è andato a botta sicura su qualcosa che poteva gestire, oppure, come pare il discorso Fagioli, sia veramente un discorso ludopatico, perché per arrivare ad avere un milione di debiti non hai le dritte giuste, voglio dire, mi viene da pensare questo.